Ogni risveglio nella Viareggio Cup porta con sé un carico di aspettative. I nostri under 19, scelti per rappresentare la nazionale dilettanti, trascorrono le loro giornate sempre in gruppo e cercano di allentare la tensione e liberare la mente dalle scorie lasciate dal primo incontro, pareggiato contro la Cina, per non deludere chi nei loro nomi ha riposto fiducia e chi ogni giorno e da ogni parte d'Italia fa il tifo per loro. Le immagini della gara d'esordio sono già alle spalle. Dopo l'1-1, i ragazzi di Mister De Patre pensano al secondo e già decisivo match contro la Spagna. Ho visto Maldini che ha combinato. Questa è una scala del recupero, recovery. Come hai recuperato? Ok? Buono, 15. Scarso, hai male alle gambe, 11. Hai male alle gambe? No, è poco pesante perché prima di venire qua io... Sì? Solo da una parte? Sì, solo sinistra. Quindi mi dai? Perché però penso che 13? 15? Ma hai messo alto. Sì, comunque è meglio. È meglio raga, passare i primi schiantati. Perché cioè, spera nel secondo posto delle video di 3 secondi fa schifo. Sta col... arriva prima è dura, lo so, però sta con l'ansia che sta secondo, rientra tra le tre migliori seconde, è dura. Poi se arrivi secondo va contro le prime di quell'altro gironi, magari ti trovi subito l'Inter diretta, ti trovi subito, boh, la Fiore, sta squadra. Devi giocarti la finale domani? Sì, infatti. Esatto, domani è la finale. Al di là del calcio giocato, oltre alle partite da preparare alla lavagna e i primi ragionamenti su punti e classifiche, nascono le storie personali dei nostri protagonisti, come quella di Andrea Loliva, barese doc, professione portiere. È la cosa che amo fare, mi piace giocare a pallone, mi piace vivere di calcio tutti i giorni, 24 ore su 24. Come tutti i ragazzi della mia età spero di arrivare ai più alti livelli possibili. In attacco non ero buono, la palla non me la passavano mai. All'età di 6-7 anni mi si a piangere e il mister disse: allora vai in porta, mettiti in porta. E da lì è nata questa grande passione, diciamo, soprattutto dal mondiale vinto nel 2006 dalla nazionale. Mio padre e mia madre andarono a Roma e io la prima cosa che gli chiesi: papà, comprami i guanti di Buffon, perché mi sono innamorato di Buffon. E da lì poi è iniziato tutto. Da Bari ho avuto una chiamata da Latina, dove all'epoca faceva ancora professionismo in Serie B, nel loro settore giovanile, e appena arrivata la chiamata, con l'aiuto della mia famiglia che mi è stata sempre accanto, sono riuscito a prendere questa decisione difficile, soprattutto per mia madre, perché la chiamavo i primi giorni e la sentivo piangere sempre. Quindi è stato difficile per me, ma soprattutto per loro, perché sono sempre stati attaccati a me, incollati a me. Però con tanti sacrifici ho dovuto lasciare anche gli amici, parenti, non è stato facile all'inizio. Poi man mano ho preso l'abitudine a vivere da solo, a vivere fuori casa. Ora fortunatamente gioco vicino a casa e quindi ho l'opportunità di vivere a casa mia con i miei genitori. Però è stato veramente tanto difficile, ci sono voluti tanti sacrifici e ci vorranno sicuramente molti altri, perché questo è un lavoro che non sai dove ti trovi l'anno prossimo. No, mia madre, soprattutto nelle partite, quando gioco, è molto in ansia. Io infatti le prime partite ho detto: vieni allo stadio se vuoi venire, perché quest'anno c'ho tanti tifosi, tante persone che giudicano. Non sanno che c'è mia madre in tribuna e quindi mia madre si agita. Io ho detto: mamma, se proprio ti agiti così tanto, non venire più allo stadio, stai a casa, da casa a seguire la partita, e poi così senti meno la pressione, diciamo. Ehi, Andrea! Ehi! Ciao Andrea! Ciao mami! Andrea. Allora, tutto a posto? Ehi, tutto a posto! Mo abbiamo finito di fare allenamento. Mattia, come sta? Sta meglio. Sta un pochettino. È scesa la febbre? Sì. Non c'è, però gli fa male la gola. Mm-hmm.
Ciao amore. Come stai? Il mio più grande sogno è quello di arrivare più lontano possibile. Non mi pongo limiti, non ho limiti perché sono giovane. Non è prepotenza, non è presunzione, ma è consapevolezza dei propri mezzi. È il campo che scrive la storia, è sempre il campo. E in campo si torna per la seconda gara del torneo. La SPAL sul cammino della nostra rappresentativa. Vincere, l'unica alternativa possibile.